Ieri sera al Grande Fratello, un momento tanto atteso dai fan del programma è finalmente avvenuto. Il bacio tra Javier Martinet e Shayla Gatta. La scena si è svolta durante un gioco di obbligo o verità, quando Elena Prestes ha chiesto a Javier se fosse interessato a Shayla e lui ha risposto affermativamente, sì, lei mi piace. Dopo questa ammissione, Javier e Shayla hanno dovuto dare prova del loro interesse con un bacio, che ha scatenato l'entusiasmo degli altri concorrenti, urlando, e vai, finalmente, era l'ora Avi, dai belli che siete. Anche sui social si sono scatenati i festeggiamenti per il bacio, con commenti entusiasti da parte dei fan. Prima del gioco, Ilaria Clemente ha sollevato dubbi sulla possibilità che Javier e Shayla riuscissero a diventare una coppia, ma Jessica Morlacchi l'ha rassicurata, affermando che tra i due c'è un genuino interesse. Ha descritto Javier come un ragazzo educato e rispettoso, mentre ha definito Shayla come una ragazza carina con valori importanti. Secondo Jessica, entrambi preferiscono procedere con calma, basando la loro relazione su dialogo e comprensione reciproca piuttosto che su impulsività. Jessica ha fatto notare che Javier e Shayla hanno un approccio più razionale all'amore, a differenza di altri concorrenti, come Elena e Lorenzo, che tendono a essere più istintivi. La sua analisi rivela che sia Javier sia Shayla desiderano costruire una relazione solida e basata su valori condivisi, evidenziando che Shayla si interessa veramente a Javier, come dimostrato dal loro interagire. In questo contesto, la serata è stata caratterizzata da un mix di emozioni e aspettative, lasciando aperta la possibilità che la storia d'amore tra Javier e Shayla possa evolversi nel corso del programma, fornendo ai fan momenti di attesa sempre più appassionanti. Il Grande Fratello, come sempre, si dimostra un palcoscenico ideale per l'amore, i legami e le dinamiche tra i concorrenti, mantenendo viva l'attenzione del pubblico.